Ciao a tutti, sono Diegoz, benvenuti in questo nuovo video dove andrò a costruire un mulino a vento elettronico. Utilizza un chip piccolissimo ma alquanto potente. Il kit è questo, l'ho preso su AliExpress, trovate il link in descrizione. Ha un prezzo veramente irrisorio, quindi invoglia insomma ad appassionarsi all'elettronica a provare a costruire una cosa simile. Questo chip microscopico, che è un microcontroller, può essere paragonato a un computer in miniatura. Andiamo a vedere perché. Guardate quanto è piccolino e pensate che funziona come un microcomputer, perché infatti dentro questa cosa microscopica c'è la RAM, che è di 128 byte, una ROM, una specie di hard disk, se paragonato a un computer, di 4 kilobyte, ha le sue uscite, un clock, insomma, un vero microcomputer, ma proprio micro. Caro amico, se anche tu fai parte di quella grande percentuale che guarda i miei video, ma non è iscritto, ti chiedo un piacere, iscriviti al mio canale, è gratis, non ti costa niente, e a me fa piacere vedere un iscritto in più. Vediamo cosa contiene il kit. Ovviamente la basetta di vetronite, che è la basetta dove andremo a saldare i componenti, dove ci sono le piste, che è rame insomma, che conduce come se fossero dei fili, e la serigrafia, che sono praticamente le scritte che ci indicano dove vanno i componenti. E a doppia faccia, cosa vuol dire? Che le piste ci sono sia qua sopra che sotto, due connettorini di una strip line, due pulsantini, quattro resistori o comunemente chiamate resistenze e una spilza di LED. Andrò a saldare prima il microcontroller, quindi metterò la punta quella sottile sul saldatore, perché è un chip SMD, quindi piccolissimo. Il cippettino va messo qua, sarebbe U1 sulla serigrafia, e ha un suo verso. Se andiamo a vedere qua, vediamo questa tacchetta, e sul chip non so se si vede, ma da un lato qua c'è un pallino, ecco, quindi lo dovremo mettere nel senso della tacchetta. Io per andarlo a saldare, essendo SMD, ho un metodo: metto lo stagno su una delle piste, vado poi ad appoggiare il chip in modo che i piedini combacino e bloccherò la posizione scaldando e saldando lo stagno di quel piedino. Ecco fatto, e quindi andrò a saldare anche gli altri piedini, facendo attenzione a mettere veramente poco stagno, perché sono talmente vicini che si rischia di unirli e non va bene. Ecco qua, cippettino saldato. Questo è il microcontroller, come vi dicevo, ha uno spazio di 4 kilobat per programmarlo, insomma, lo spazio dove mettere il programma, e 128 byte di RAM. È il momento delle resistenze, non si può sbagliare perché sono tutte uguali e vanno messe, vedete, R1, R2, R3 ed R4. Infatti non c'è scritto il valore, ma è perché sono quattro resistenze identiche, quindi non bisogna star lì a porsi troppe domande. Le resistenze non hanno un senso, si possono mettere come si vuole. Ho rimesso sul saldatore la punta, quella un po' più grossa, e vado ora a saldare le resistenze. Ora devo mettere i LED. Hanno un verso di inserzione. Vedete che questi cerchietti indicano dove vanno i LED. Su uno dei due piedini c'è scritto più. Il più è la gambettina, quella più lunga. Quindi vanno messi in questa maniera qua. Ecco fatto. Con un po' di pazienza li metto tutti. Si incastrano alla perfezione, in modo che quando giro il PCB per saldare non mi cadono giù. Ecco qua che ho saldato tutti i LED. Mancano i due pulsantini. Questi possono andare su in due modi, però uno o l'altro è uguale, nel senso il verso non conta. Raddrizzati i piedini, inseriti anche i pulsantini, vado a saldarli.
Ed ecco saldati anche i due pulsantini. I due pinini di strip line andrebbero messi qua per il connettore dell'alimentazione, ma io andrò a saldare direttamente i due fili della 5 volts qua. Ed ecco che il piccolo mulino a vento elettronico funziona. Con i due tastini, i due pulsantini, possiamo aumentare la velocità di rotazione e con l'altro diminuirla. È un progettino simpatico da fare, da costruire. Ci vuole un po' di pazienza perché ci sono un po' di LED e bisogna stare attenti. L'unica cosa è i piedini molto ravvicinati del piccolo chip, però è comunque un progettino simpatico. Una cosa che mi sono dimenticato di dire prima è che il processorino, il microcontroller, è programmato, quindi c'è su un programmino che è stato messo, compilato e inserito nel chip tramite un computer ed è stato fatto logicamente da chi produce il kit. Se noi compriamo un processore come questo e lo saldiamo senza programmarlo, non funziona, insomma, perché ci va il programma che in questo caso serve per accendere dei LED in una certa sequenza, ma gli si può far fare molte cose. La cosa curiosa sarebbe stata quella di avere il file da caricare sul chip e provare a programmarne uno col suo programmatorino. Chissà mai che più avanti farò anche qualcosa del genere. Per questo video è tutto, mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina in modo da essere avvisati quando carico un nuovo video. Ciao a tutti!